vostro fare il vostro vicino come obietto durante un altergo. Pensare al significato della frase precedente. Propagandare saggi sulla legge d'attrazione. È tutto. Buona serata. Attenzione. Thank you.
sono contento di essere qui in questa piazza con i monumenti, con lì c'è un tempo Ugolino eccetera eccetera. Io sono contento di essere qui anche perché vorrei dimostrarvi che attraverso l'arte si può parlare anche di politica e di questioni sociali. E non lo dico io, lo dice un pittore molto conosciuto e tutti lo conoscono col nome di Pablo Picasso, e questa è per esempio una sua opera. Il Guernica di Picasso fu concepito da Picasso nel 1900, per ricordare la strage avvenuta a Guernica nel 1937, un bombardamento con vittime civili, il primo bombardamento della storia con vittime civili prima della seconda guerra mondiale, quindi potremmo chiamarlo prove tecniche di trasmissione di bombardamento di vittime civili. Oggi potremmo sostituire, che ne so, Guernica a Gaza, non sarebbe cambiato granché, non cambierebbe granché, perché la storia ci insegna che le cose si ripetono, gli artisti sono lì a dimostrare. Sottolineato. Ecco perché questo quadro è diventato un quadro antitotalitarista, che significa antinazista e antifascista. Questo dipinto. E siccome voglio sottolineare anch'io questa mia presa di posizione, stasera con noi abbiamo il toro del Guernica. Thank you.
Come vedete, le opere d'arte si materializzano. Io, a proposito di opere d'arte, devo parlarvi ora del mio pittore preferito, cioè Vincent van Gogh. Vedo che anche il vostro preferito. Prima di conoscere Vincent van Gogh ero convinto che fosse un pazzo scatenato che a un certo punto si taglia l'orecchio. Questo sapevo di van Gogh. Bei quadri per un pazzo scatenato. Invece sono andato ad Amsterdam e sono andato al museo di van Gogh. Perché ad Amsterdam ci sono anche i musei. Sono molto utili quando ci vai con la tua ragazza. Ho scoperto che van Gogh in realtà era una persona lucida, estremamente lucida ed estremamente sensibile. E l'ho capito da un particolare. Come tutte le persone sensibili, van Gogh aveva un debole per dei giganteschi cappelli gialli. Sembra un particolare da poco, ma fateci caso. La maggior parte delle persone sensibili indossano enormi cappelli gialli. Non è vero. Però nel mio caso, per dare diciamo, terreno alla mia tesi, voglio raccontarvi questo aneddoto di van Gogh. A un certo punto a casa sua si presenta Gauguin, che era un altro pittore, ma era il suo mito. Il suo mito lo fa trovare a casa, come se a casa mia arrivasse di punto in bianco il Teletubbies rosso. Perché non è? Non so neanche come si chiama, ma quello col cerchio in testa, San Teletubbies. Come si chiama? No, poi era quello verde. Lui, la porta. Dunque, a un certo punto si presenta Gauguin, citofona, gli apre Van Gogh la porta. Oddio, Gauguin lo guarda e gli dice ciao ciao. Cosa ha preparato Van Gogh per Gauguin? Delle birre? No, ha dipinto nell'attesa 12 quadri di girasoli. Perché indossa un cazzo di cappello giallo. E noi ce l'abbiamo con noi stasera, il girasole di Van Gogh. Yeah.
Federico, fanno tagli di contagio sul mio quadro preferito.